Buonasera e benvenuti in questo nuovo video qui su A Plague Tale: Requiem. Io sono GlacialSphere ed oggi dovremo affrontare il capitolo 6. Eccoci qui. Allora, molto più tranquillo rispetto al resto del gioco, vero? Io continuo a dire che la natura di questo gioco si è fatta molto bene. Ok, non possiamo andare più in su di così. Va bene. Speravo ci fosse un collezionabilino da qualche parte qui. Zero. Beh, nel frattempo vi ricordo di lasciare un bel mi piace al video, di commentare e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Vi ricordo inoltre che sto facendo molte altre serie in questo momento. No, they'll be safe. But they have no weapons. They'll flee or blend in, Hugo. E questo è decisamente un luogo molto più bucolico. Come on, you like flowers. You like flowers, assolutamente. Se il fiore di Hugo però è qui dentro io sbrocco, perché come cacchio fai a trovarlo? Devi tipo setacciare il campo metro per metro. Hugo, do they know how to swim? They'll be fine. Promise? Yes. Wait. You see that tree? I'm sure I can reach it faster than you. Now? Why? Because you're a little chicken. I'm not. You are. Show me then. 3, 2, 1. Hey! You're going to be a chicken. Okay. No, don't stop bleeding again. La ferita che era fatto il comandante, vi ricordate, nello scorso capitolo? Oh. It's not funny. Sorry, but it is. Oh, did you hurt yourself? No. Oh, look. C'è un nido lì sopra? That's a beautiful feather. So soft. So blue. It must have fallen from that nest up in the tree, see? Oh, yes. We'll look for other nests. I'm sure we'll find more feathers. Yes. In the meantime, I'll make you a bird. A night bird. Oh, that reminds me. I found some pretty flowers when I was out with Lucas. Do you want them? I think I prefer feathers now. Oh, fine. Ah, ora preferisce il fiume. That was a good race. It was. It's still hurting you. No. What hurts the most is that I'm a chicken now. But a nice chicken. You're too kind. Next time I'm letting you win. Oh no. Next time I'll crush you. Abbiamo preso i rottami. Vediamo se c'è qualche altro collezionabile qui in giro o qualche altro oggetto per il crafting magari. Non possiamo correre più di così comunque. Il massimo della velocità è questo. Un peccato che questo gioco sia così tanto lento e legnoso comunque. Speravo che rispetto al primo capitolo l'avessero migliorato un po'. Ah, la rana là. Hello froggies. Come on, jump, jump. They have good legs. I wish I had the same. No. Invece è rimasto molto lento, molto legnoso. Il che è un peccato perché graficamente è davvero molto bello. Cioè, tecnicamente non è questa chissà cosa. Cioè, è molto pesante. Molto, molto pesante. Ha parecchi cali di frame. No, we're too far from a city. But the chants are coming from there. Maybe they know about the island. Yes. Come glielo chiederemo, ma magari sono nemici, cosa ne sai? Hello. Can I do something for you? Hello. Yes. We're trying to find our way. Why are people singing? Oh. Because it's mass time. We're on a pilgrimage, so we pray for the success of our journey. Oh, you're on your way to Rome. Exactly. And you, where are you heading? To an island. Stanno andando a vedere la magica. We don't know much about it. Our leader Pérot, he knows the region well. He'll help you. You'll find him near the ruins. He's the one leading the mass, though you should rest a while in the shade. You look hurt. Yes. Thank you. Thank you. You're welcome. Ok, ho parlato con la padrona del villaggio qua. Why are they going to Rome? Because next year is the Jubilee. It's a very special year. Let's try to find this Pérot. Careful, children! Not too fast! Nuovo le oche. Elders seem to be doing all right. Yes. They're solid, these ones. Yes. Their faith is strong. Qui cosa c'è? Hello. Hello. Hi. Salve. Possiamo rubare qualcosina? Qua sento puzza di collezionabile. Oh, look, a swing. Oh. Ours at home was always broken. Hugo, I'll push you. Really? You don't want to go yourself? No, I'll push you. You're tired. Vai. Here we go. Vai, spingimi, Hugo. Don't hurt yourself. I'm fine. Just close your eyes and imagine you're flying. Can we have a swing in our next home? We'll find one with trees around it. Oh, yes. Apple trees. Hey, I've flown enough, I think. Should we go back? Yes. Well, thank you. It was soothing. Can't wait to have our own. Ireland first, home next. Ok, perlomeno in questo capitolo è giorno, quindi non possono esserci i ratones a un certo punto, così a caso. Probabilmente ci saranno comunque, però un po' più avanti. Maybe, if we're lucky. But there will be thousands and thousands of people there. Do you happen to have any salt left? Well, I prefer to go to my island. I'm sure it's better. Ok. Hello. Oh, hello. Hello. Sì, hello, hello. Qui? Qualcosa da prendere? No. Yes. You'll see him after it's finished. Oh, sorry. We'll wait here. Thank you. My lord, I draw nearer to you. Protect these humble pilgrims on their holy journey, as they seek mercy in these times of darkness, and receive the prayers of the Pérot. Sarà un altro protagonista, un altro personaggio principale. Thank you. Amen. Huh? Amen doesn't mean thank you, you know? Ah. Let's talk to him. Vabbè, ci sta, dai. Il povero Hugo. O Hugo. Salve. Hello. Oh, hello. And welcome. You're new here? Yes. Well, actually, we're a bit lost. And where are you going? Not to Rome, I would assume. No, we're looking for an island. It has two teeth, and there's a bird, and a small lake, and flowers. It's probably an island with two large mountains. We were told you could help us find it. Not from memory. But I have an old map of the Mediterranean Sea somewhere. Do you want to have a look? Yes, thank you. That'll be perfect. Good people! What's going on? We're looking for a boy and a girl. The girl has killed several soldiers. She's armed and dangerous. By order of Count Victor of Arles. We're searching this camp. I know a guilty look when I see one. But whatever you've done, I won't give up a child. Come with me. Okay. We need to get you out of the camp. Follow me closely. Try to blend in. What's going on? Make way! Clear your tents! They're looking for someone. Cooperate, and no harm will be done. Please, don't hurt us. We haven't done anything. We're good Christians. Any new pilgrims recently? Interlopers? There's new people coming every day, you know. Will people tell on us? No, but I hope you'll make amends. I'm trying. We're all judged, eventually. Slowly. There's more of them. Two children, a girl and a small boy. I'm not sure. There's so many of us now. Then think. Hey, be careful. Stay back. No problem. Hide under that car before they see you. I'll handle them. Come on, Amicia. È ancora tutto molto guidato, comunque la fase stealth. Cioè letteralmente devi seguire lui, è un gioco che si gioca da solo praticamente in questo momento. It's better than nothing. Let's go and see. You heard him. Be on guard and keep your eyes open. Good idea. Do we go now, Amicia? Not yet. Wait for a signal. Hey, you! Me? How long have you been with this procession? The way's clear. Come. Calmly. Let's go. Anche qui comunque avevo provato ad uscire prima e non ti facevo uscire. We won't forget this. Thank you. Be careful. Ok, abbiamo finito quindi. Dobbiamo prendere un cavallo? No. Aia! Run, Hugo, straight on! On me! Now! Here! Take your hands off me! Oh no! Ma qualcuno l'ha infilzato? O ho visto male io? Questa ragazza comunque prende tante di quelle botte e continua comunque ad andare avanti. Sempre tranquilla, eh. Lord! Oh. After them! Amicia! The dangerous one! Kill her on sight! We must leave! Yes. We have to keep moving. Dovremmo entrare in quelle grotte. Looks like a quarry. We're going in there? It's dark. I don't know if there's another way. Let's push inside. We must not stay in the open. Let's see what can be done. Abbiamo solo un... Possiamo potenziare la balestra. Consente alla Amicia di ricaricarla molto più rapidamente. Non è questo che mi interessa sinceramente, la balestra. Diamo un'occhiata in giro. Qui non c'è nulla da prendere, davvero? Lì non penso si possa salire in qualche modo, se non da dentro. Da lì dietro, vedete? Dovevamo andare a vedere. E qui troveremo dentro i ratone, sono sicuro. Può vedere di qui? No, stay focused. Davvero non si può salire in qualche modo? LB. Ah, vai, Hugo. Vai. Tutto tuo. Grazie. Oh, qui troviamo un bel po' di roba. Poi per quelli facciamo che craftiamo un altro po' di questo, un altro po' di questo, così abbiamo spazio per prenderli. Crea 100 munizioni, obiettivo sbloccato, beh grazie. Abbiamo anche della pirite ora. Mind the drop. Alright. Ok, possiamo continuare. Da questa parte. Qui c'è qualcosa da prendere magari? Guarda una scatola. Ah, resina ce l'abbiamo piena. Facciamo vedere l'altra pece. Stop, Amicia. There are people. I hear nothing. How do you know? I feel them. I think it's the rats. Hai sensi di topo questo? Come Spider-Man ha i sensi di ragno? No, lui vede attraverso i topi e sente attraverso i topi. Una cosa un po' diversa. Tieni premuto giù per creare una connessione tra Hugo e i ratti. What? La vista dell'aquila praticamente. Hold on. How? The rats. They can feel people's blood. Now I can too. What do we do, Amicia? Ho fatto la cazzata. No, ricominciamo questa sezione, non mi è piaciuto. Pensavo fossero molto più distanti, in realtà erano lì a vedere me. Ecco. Ecco, vedi, lui lo facciamo passare. E andiamo dietro. Oh, va detto, sempre utile. Possiamo andare qui dietro. Rottami. Oh, attenzione lì. Ok, passiamo. Coltello. No, freccia. Recupero. Ah, dietene premuto, ok. Ah. Yeah. Buono, vai. Ah, non mi fa fuggire, ok. Peccato. Ce l'avevamo quasi fatta. Ricominciamo la sezione. Ok. Facciamo passare lui. Prendiamoci un secondo la mano e il sasso, perché ho visto che c'è un posto in cui possiamo... possiamo attirare lì un po' di persone. Le frecce c'erano al massimo, infatti le aveva convertite in rottami. Ok, lui continua a fare questo giro. Non mi vede, giusto? Ok. E là in fondo c'è l'altro tipo. Possiamo farla quante volte vogliamo sta roba, no? Bravo, gira. Lui cosa fa? Ok, guarda di lì. Dai, non può avermi visto così però. Ok, passiamo dietro. Là c'è una cassa con degli oggetti, ma lasciamola perdere per ora. Passiamo. Ok. Ce ne sono altri qui. Sì, ma ce n'è uno che sta facendo il giro. Qui uno vicino. A questo punto si va di fionda. E tu crepi. Ah, lui però ha l'elmo. Mannaggia. Beh, finché è rimasto solo uno possiamo anche giostrarcelo come vogliamo, eh. Possiamo prendere la freccia, tirargliela. Ecco. Ah, c'è un altro. Tino. Che possiamo attirarli volendo. Portami. Ok, sta andando da tutt'altra parte, abbiamo tempo di aprire questo. Pottere tutto. Sì, sì. L'abbiamo preso. Possiamo proseguire. Altra cesta qui. Ottimo, altro alcol. Forse di là però c'era un passaggio, eh? Forse di là avrei potuto prendere magari degli attrezzi. No, no, no. Amicia. O un collezionabile magari. Let me breathe. We should wait, Amicia. Oh no, they'll find us. We have to reach that building. Is it a church? Don't know, but we're too exposed. We'll try in there, maybe safer. They won't give up. They're butchers. Did you kill her locked in the Red City? More than I should have. Remember, the Count of Arles wants this land cleaned of its scum. This girl killed your brothers. Her execution will take place here. And where is our Count, huh? His land is stricken by a plague. He's the one giving the orders. Show some respect. Posso prendere più di questa al nitro? Ora sì. Posso passare là, mi vede il tipo. Forse no, ok. Ok, siamo in buona posizione. Abbiamo il tipo qui vicino che non ha sentito nulla. Qui possiamo passare o c'è il tipo? Vai, usa i ratti, sensi di ratto, vai. Ok, direi che possiamo passare. Non c'è nessuno qui. Posso fare il giro di qui? Ma dai, mi hanno visto. Sì, ho capito, ma... Vabbè. Crepa. Oh, non muori? Che non crepa lui? Ah, l'elmo? Dai, ma ce l'avevamo così fatta. Guarda, facciamo così. Ignifer. No, brucia. No, metti il sasso e vai su San Nitro. Via. No, peccato. Rip. Dai, ma ce l'avevamo così fatta però, eh. Ricominciava il checkpoint. Ce l'avevamo così fatta ad andare in stealth. Infatti da qui poi ci ha visto quel merda. Ma facciamo passare lui. Ecco, vai a vedere lì, mostro. Nothing at all, ma va a cagare. Girati dall'altra parte, per favore, va? Così almeno io salgo. Lui mi vede? Boh. Allora, ti giri? Grazie. Vai. Però questo qua dietro non dovrebbe vedermi. E noi dobbiamo riuscire a metterci dietro le rocce qui. Esatto. Da qui dietro dovremmo riuscire a passare di là. Spero che è un problema perché quel tipo lì potrebbe vederci. Dobbiamo essere molto veloci a passare. Oltre a lui c'è anche il tipo lì sotto. Non so spero se veda in alto lui. Ok, andiamo ora. Adesso mi vede il tipo sotto. Girati dall'altra parte, per favore, grazie. Ok, non mi hanno visto. Prendiamo qui. Prendiamo qui. E andiamo qui dentro. Ok, possiamo andare poi lì sotto. Attenti se c'è qualcuno magari qui sopra. Usa i sensi di ratto. Grazie, lui ci sta guardando tra l'altro, aspettiamo un attimo, va. Aspettiamo che questo tipo si giri per andare là. Grazie. Via. E infiliamoci qui sotto. No, dai, non possono avermi visto su. Facciamo stronzate. Lo passiamo e andiamo via. Dai, mi vede lui. A te ti ammazzo con la balestra. Zitto. Zitto tu. Ok. Com'è? Dai, quello là l'ha visto. Ma che palle. Eravamo quasi arrivati. C'è ancora quello là da passare. Beh, lui là non dovrebbe riuscire a vederci, E appena quello là se ne va, andiamo. E passiamo proprio, iniziamo a correre come dannati. Anche perché questo qui dietro sicuro arriva. Vai. Passiamo lì dietro. E si spera che si riesca a passare. Ma vai a cagare, basta, no. Si è rotto le balle. Passa. Vai. Ciao. Oh. No. It hurts so much. I'm not sure I'll make it. No. We'll go away. I'll protect you. We'll go to the island together. Talento passo felpato. Vediamo cosa abbiamo sbloccato. Amicia fa meno rumore quando si muove, risultando meno evidente i nemici nelle vicinanze. Grazie. Grazie a un maggiore equilibrio, Amicia si muove più rapidamente e l'ha accovacciata. Questo è utile, molto utile. Adesso vabbè. Però qua sprecherai comunque un coltello, no? Puoi pugnalare le spalle ma sprechi un coltello, sicuro. Sarebbe troppo poppy come cosa. Questa è abbastanza inutile. Opportunismo, questo non è male. Ok, ora toccheranno agli enigmi con i ratones. Solitamente ogni capitolo ormai ha le fasi stealth con gli umani e le fasi invece normali con i ratones. Cioè le fasi stealth enigmi con i ratones, non stealth. Seguiamo. Qua escono i ratti. Sicuro. No, don't die. Don't die. I'm too dizzy. No, you can't sleep here. Please, wake up. What? No, they're coming. Amicia, move. Amicia, wake up. Fa muovere l'orda e dirigila con RS? Ma che senso? Ah, non possiamo passare dentro dove c'è la luce. Possiamo andare qui sopra, sì, buono. Vabbè, ma qui ragazzi. Hugo, sei un killer. Don't worry, they helped. What? Hey, rats! You see that? Rats! Yes. What happened here? They're eating some of our men. Careful. Quello che hanno fatto fin dall'inizio del primo gioco, quindi non c'è da stupirsi. Il fatto che i ratti stiano divorando i soldati. Ora Hugo può controllare un'orda di ratti. Tieni premuto giù per creare una connessione con i ratti. Mira un'orda di ratti e premi RT per prendere il controllo. Sono troppi. Ok. Vamos. Wait, what's going on? Premi giù per interrompere il controllo, ok. What was that? Did you really? Yes. Can you stand up? I need to. Easy. Come on. Let's leave. Did you really control them? Okay. Yes. They let me use them. All right. Let's just go for now. Andiamo con quello, poi vediamo un po' cos'altro dobbiamo fare, Qualcos'altro da accendere magari, Tipo tu non puoi ordinare all'orda qui di andarsene a fanculo? Ecco. No, non vanno. Quindi forse non si può dirgli andare via di qui, No. Andate a suicidarvi? No. Andate da qualche parte? No. Niente, questo coso qui rimane qui. Posso dirgli andare qui, tipo? No? Non si spostano proprio. Allora, un secondo, Qui tocca capire un po'. Posso buttare giù questo coso? No. Devo usare la pece? Usiamo la pece allora. Craftiamo uno di questi così possiamo prendere l'altro alcol nel frattempo. Ecco qui. Vai. Impeciamo tutto lì. Possiamo scendere, ecco. Poi accendiamo questa. You have to be very careful. I will. Allora non possiamo passare, sì. Non sembra. Qui non c'è nulla, non so. Andiamo su allora. Appoggiamo la torcia qui. Non possiamo salire se appoggiamo la torcia qui, allora ridammela. Ma pensavo si potesse salire, pensavo che la luce fosse abbastanza. Invece no. Ratones, andate via. Ma se li sono proprio spolpati, Se li sono mangiati per bene. Troppi no? No. Ok, proseguiamo. I'm getting cold. Have to move faster. Yes. It'll give you warm. Guarda, dov'è che si va avanti? Vorrei riuscire a prendere qualche collezionabile o qualche oggetto magari prima. Oh, fabric, all new. Toffa tutta nuova. Is dirty. We could change it. I think we could use those. They're clean. Va bene, Hugo. Vai. Right. It will make you feel better. I hope. Which one? I don't. Not that one. Don't move. Sorry. It's over. Thank you. I hope it helps. Ah, souvenir sbloccato. Buono. Quindi si va avanti di qua, per forza. Vabbè, anche un po' meno incazzata a chiudere la porta, eh. Cioè, di nuovo. Allora, dovremmo arrivare dove? Di là? Oh. Soldiers, rats, careful. I'll watch over you. Dentro abbiamo un po' di roba. E volendo possiamo uscire di qui. Vai, usa la tua vista dell'aquila. Se lui là che ci sta guardando. Vai. Ah, non posso prenderli però. Devo immagino avvicinarmi. Vai qui sotto, grazie. Ah, mi stanno mangiando comunque. Ok, no, 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 no. Ricomincia dal checkpoint. Quindi ti mangiano, va bene. Ok, di là si è girato. Ora però posso prendere i ratti, no? Vai. Crepa. Loro non possono colpirlo, lui non possono colpirlo, no? Ok, basta, va bene così. Ok, lui passa di qui e se ne va. Là in fondo però c'è un altro. Andiamo qui dietro. Amicia, I can still make the rat attack. Yes, right. Ce ne sono ancora là di ratti, eh? Posso usare... no, non posso usare quelli là, però. Dobbiamo passare ora. Ok. Proseguiamo. Mettiamoci qui dentro. Non penso che possiamo attraversare il ponte ora, perché lui si girerà. Ah no, che lui se ne va proprio. Lì sopra c'è qualcuno? No, lì sopra non c'è nessuno. Però mi avrebbe visto quello lì. Ok, aspettiamo. Ah, mi piace quando vengono usati i ratti, eh. Ok, lui... no, pensavo che si girasse. Poi aspettiamo che passino. Però ora si girerà quella in fondo, no? Credo. Posso usare comunque quello come diversivo. Però ora mi sta guardando, quindi non potrei comunque. La cosa che non amo dagli stealth è proprio questa, il dover aspettare per tanto tempo prima di poter agire. Vai, saliamo. E poi quando agisci magari non hai visto che c'era un nemico da qualche parte in giro e vieni beccato. Tipo un tizio che dall'altra parte della mappa ti guarda, no? Ok. Siamo arrivati qui. Ratti? No. Però c'è la casa in cui entrare. Direi di entrare in casa. Appena il tipo là però si gira, altrimenti ci vedono. Altrimenti il tipo mi vede. Ah, mi sta pure guardando qualcun altro qui. Va bene. Posso tipo passare dietro? No, aspettiamo che si giri, va. Aspettiamo semplicemente che si giri. E passiamo, ecco, perfetto. Già così. E andiamo nella casa. Qualcuno mi stava comunque guardando. Ok. Ok, qui ce ne sono tanti di topi. Oh, 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 ma che fai? Ma vabbè, sbaggato. Magari c'è un'altra entrata. Da sopra? No. Ma io posso prenderli questi ratti qui, tanto escono. Escono da soli, quindi li prendo, fanculo. Vai. Pepa. Lui non possono ucciderlo. Ce ne sono altri qui in giro? No. Vediamo. Guarda come si controlla male con questa roba di rat. Diciamo con la torcia non posso colpirlo. Ora però posso colpire questi qui. Venite qua, infami. Qua, qua. Eppure qui. Ora, esci ora. Ah, lui stava... Ok. Ok, penso che non ci senta ora, possiamo andare. Sono morti tutti. C'è qualcosa da prendere qui, eh? Collezionabile? No. Vabbè, ma dai! Vabbè, ma scusami. Ma cacchio facevo a saperlo? Allora. Ignifer. Tu crepi, cioè tu ti stordisci. Tu là in fondo. No, fionda. Crepa. Ok, e si corre. Ecco fatto. Ok, qui non c'è nulla da prendere. No, vai, andiamo. Ciao ciao. Ma scusami! Come cazzo faccio questo posto? I nemici non sono invulnerabili ad attacchi. Trova e distruggi il punto debole per poterlo eliminare. Ah, come nel primo allora. Ah, non posso evitarlo però. Ricomincia sezione. Non posso passare di vicino proprio. Devo provare a mirarlo, vedere se il mirino diventa giallo essenzialmente. Vediamo qualcosa. No. Non sta funzionando, ho visto. Come cacchio faccio? Ah, la balestra, certo. Potresti attaccare tu, mostro deforme? Grazie. Così prendo la balestra. Mi è servito un cavolo. Forse la balestra serve più per stordirlo un momento. Infatti, per stordirlo. Va. Che combattimento di merda, ragazzi, posso dirlo. Proprio un combattimento stupido questo. Allora, tra l'altro mi consuma... No, non mi consuma, ok. Posso magari usare... Ignifer? Per stordirlo? No, ovviamente no. Io ho già capito cosa devo fare, devo andare dietro. Ma come stordirlo sto tipo? Boh. Vedete? Non so far così. Ma no, non mi vede ovviamente. Devo guadagnare tempo a stordirlo. È bello, come? E qua si fa il trial and error. Si provano tutte le munizioni che abbiamo e vediamo cosa si riesce a fare. Allora, iniziamo con i vasi, con la pece. Ok. Ok, vaso con la pece, provato. Ma no, il sasso serve. Ok. Vai. Oh. Epa. Ok, bastava un vaso con la pece e si vinceva la battaglia. Il che era anche intuibile perché tiravano un sacco di vasi nell'arena. Abbiamo anche finito il capitolo 6. Amicia! No! It's bleeding a lot. Look, they're here. They're coming. I can't. You have to handle it yourself. Are you sure? Do it quick. Occupati della belva. Control, Hugo. This is the end for you. Andiamo a prendere quel... forza? Quanto ci mette sta orda? Oh. La faccia, oh. No! Non si controlla male sta roba. Hugo? Hugo? What's wrong? What's wrong? Arriva lo tsunami. Mi sa che non era una bella idea entrare là. Quanto stanno andando lenti i topi, scusatemi. Cioè sarei già dovuto morire istante. Ma subito proprio. Abbiamo completato anche il capitolo 6. Inizia ora il capitolo 7, criminali. You're awake. He saved you. He says he'll bring us to the island. He knows where it is, and he says it's called Lacuna. Wait. He will find a boat, too. What? No. Amicia. And in our house we had a dog, but I didn't see him a lot. Because he couldn't get out? Yes. So I imagined I was playing with him. Huh. I see. So we're here! Where's the boat? Where is it? I hope it's big! It's not far. I'll free the horses. We'll take a safe route walking for the last part. Seagulls! Just a quick check. May I? Che brutto doppiaggio, però, cavolo, posso dirlo? It's been 2 days, so. Good. You're fixed. Sort of. Just let it breathe from now on. It's going to hurt from time to time. Just breathe and relax. Your voice doesn't help. Stop trying to be so tough. You might learn something. Fine. So tell me why you came back. Why you didn't just let me die. Tell me, why should I trust you? Why shouldn't I let the rats make one less problem of you? The Count's army is at war with us. The scum of Provence. Most of my men, my friends, have been killed or ran away. It's just a matter of time before they get me. So you're running away? Yes. The noose is tied already, but you have something I don't. Rats. The safest way out of this mess for the most wanted man. I know where your island is. All you must do is keep me alive until we get there. Amicia, come! Come and see! I'm coming! Be very careful. This is a constant reminder that I should kill you. So, what have you found? You don't smell it? I smell horses and... Oh, Lord, is it me? No, it smells like seaweed. Come on. Wait, we need to talk. Not now. The sea's right there. Hugo, it's important. Ma il mare di Hugo lo vedremo nella prossima puntata, perché questo video finisce qui. Ti ricordo di mettere un bel mi piace se il video ti è piaciuto, di commentare e di iscriverti al canale per non perderti i prossimi caricamenti. Da GlacialSphere è tutto, al prossimo video!